Emiliano Martini, finalmente si torna sul ring, ti stai allenando il 10 dicembre, ci racconti che incontro sarà? Sarà un match importante per me per rientrare un'altra volta nei vertici mondiali, vincendo questo titolo arriverò un'altra volta come sfidante ufficiale per poter rifare questo mondiale che è stato sfumato lo scorso 11 giugno. E tutto questo però devo sempre ringraziare un amico che mi sta presto, che mi aiuta tantissimo, che è Enrico Tantuzzi, che mi fa da co-manager insieme a Loreni. Grazie a lui si riesca a fare questo mio titolo e il match che ho fatto il 28 luglio. Emiliano, parliamo anche un po' del tuo avversario? Sì, il mio avversario già ha fatto un mondiale, ha vinto qualche titolo, è buono, è un uomo di esperienza, sarà un bel match, un match che serve proprio da test per fare poi un futuro mondiale, perciò serve un avversario forte, un avversario buono per vedere come sto e in che condizioni sto. Emiliano Martini, come ci arriva a questo incontro? Io ci arrivo sempre al top perché ho un team fantastico con maestro Mario Massai, Gino Lauro e tutto il resto, ho un team eccezionale che funziona, lavoriamo bene a 360 gradi, ci abbiamo 2 mesi e mezzo di preparazione che stiamo facendo e la facciamo al top. E lo chiediamo anche al maestro Mario Massai, come procede la preparazione di Emiliano? La preparazione procede bene, come al solito, lavoriamo abbastanza, dico abbastanza perché è sempre dire, se gli dico è tanto, poi lui si ferma su, invece è un ragazzo che è volenteroso, lavora sempre in palestra dal tutto. Ci stiamo preparando per questo match, sarà un match come al solito difficile, come tutti gli incontri insomma, però andando preparati bene non ci abbiamo problemi nessuno, non ci scordiamo Emiliano, un ragazzo imbattuto e daremo il meglio di lui, no? Si combatterà contro un atleta colombiano, abbiamo studiato un po' questo avversario. Sì, abbiamo studiato, un avversario buono per noi, un avversario che viene dentro, Emiliano fa un pugilato di rimessa, dunque ci stiamo lavorando per fargli trovare i guantoni a posto, no? Emiliano ha detto in una semifinale, l'obiettivo resta quello del mondiale? Sì, l'obiettivo rimane sempre il mondiale, perché Emiliano adesso ormai ha raggiunto pure una bella età ed è giusto che fa un bel mondiale. Gli apparteneva quello contro Zlatica, purtroppo abbiamo avuto dei problemi. Ci rifacciamo e andiamo a conquistare il mondiale.